Buongiorno. Ci sono dei giornalisti fotografi in aula. Lei vuole o non vuole essere ripresa? Gli è indifferente, per cui si alzi. Legga la dichiarazione che è scritta su quel foglio con cui si impegna a dire la verità. Allora, nome e cognome, data e luogo di nascita, parli bene al microfono. Sì. Lodo Francesca, sono nata il 1 agosto dell'82, sono residente in Sardegna, a Selargius, Via? Via Emilio Lussu 76. Prego la difesa. Grazie Presidente. Signora Lodo, ci può dire quando ha conosciuto e se ha conosciuto l'onorevole Silvio Berlusconi? Sì, allora ho conosciuto l'ex presidente ad una serata in Sardegna organizzata da Lele Mora. Esattamente non ricordo la data, penso sia intorno al 2006 o 2007, non mi ricordo, comunque abbastanza. Quindi la prima volta che l'ha incontrato è stato in Sardegna in sì, questo ad una, anno. Ad una cena a casa dell'ex presidente. Ha avuto modo poi di frequentare anche le altre residenze dell'onorevole Berlusconi? No, mai. Quindi lei solo in quell'occasione o anche in altre occasioni successive al 2007-2008? Ma ho incontrato poi il presidente ad una cena in un ristorante a Milano, ma per caso, perché io ero là con le mie amiche e non perché nessuno mi aveva invitato. E un altro giorno è stato, se non sbaglio, il giorno successivo alla cena che è stata organizzata in Sardegna. Ci aveva invitato le stesse persone che stavano là a vedere la residenza, andare il giorno dopo al sole a vedere la sua tenuta, insomma, il giardino, le sue piante. E siamo sempre nel 2007-2008? No, 2007 penso comunque. E nel 2009-2010 ha più frequentato l'onorevole Berlusconi e se no. Sì, in che luoghi? No, no, mai. Mai. Ha avuto modo di conoscere una ragazza che si chiama Ruby e El Karima Marug? No, Karima non l'ho mai vista. El Marug? Non l'ho mai vista. Ha visto sui giornali le fotografie? Sì, sì, ovvio. Anche dopo vedendo le fotografie lei può dire di non averla conosciuta? No, no, mai. Non l'ho mai vista. Neanche per strada. Non ho altre domande. Sì. Nessuna domanda, Presidente. Può andare, grazie. Grazie a voi.